Comandante, si rinnova per un ulteriore anno un appuntamento importante per tutta l'Arma. Che bilancio possiamo dare di questo anno? Allora, innanzitutto siamo molto soddisfatti perché ancora una volta siamo capaci, abbiamo la possibilità di poter celebrare la festa dell'Arma all'interno di questa suggestiva piazza, quindi nel cuore della città di Teramo, vicino alla gente. Vicino alla gente proprio a voler simboleggiare quella che è la nostra mission principale, cioè quella di essere a servizio della popolazione, che è il nostro principale committente. Siamo soddisfatti del servizio reso, lo testimoniano i dati operativi, ci suffragano i dati dell'attività repressiva che ci portano ad avere un ulteriore miglioramento di un'attività operativa che era già importante. Abbiamo un ulteriore miglioramento del 19% in termini di arresti, deferimenti di persone varie. Siamo soddisfatti altresì del livello di prevenzione che abbiamo espresso, che è molto alto. Abbiamo sempre l'intendimento di proiettare il più possibile le pattuglie all'esterno e lo facciamo nelle città principali così come nelle piccole realtà della comunità della Laga, ad esempio, quindi una realtà importante di questa provincia, dove in questo tendenziale trend dello spopolamento l'Arma fa parte forse attiva, ma protagonista di questa restanza che vuole far sì che non esistano cittadini di serie A e di serie B e che i diritti siano garantiti a tutti. Quali sono le problematiche che preoccupano di più che arrivano dal territorio teramano, insomma? Il livello di attenzione è sempre alto, soprattutto al principale nemico, quello di eventuali infiltrazioni di criminalità organizzata. Lo facciamo in modo attento, soprattutto nelle sedi istituzionali previste, mi riferisco soprattutto al gruppo interforze della prefettura, e siamo molto attenti sotto questo settore. È chiaro che da un punto di vista invece criminalità predatoria, i reati che continuano a essere atavici e difficili da abbattere sono soprattutto i furti in abitazione. Possiamo dire che un lieve miglioramento lo abbiamo registrato, purtroppo soltanto dovendo affermare che c'è un leggero calo di questo tipo di reati, anche se molte volte siamo arrivati in quest'anno in corso anche ad arrivare ad arresti importanti in tal senso. La soddisfazione più importante invece è in materia di truffe in danno di anziani, dove non solo con un'attività repressiva importante, ma anche con un'attività di comunicazione molto sinergica, molto proattiva, molto empatica, abbiamo incontrato anziani ovunque e questo fenomeno ha portato ad abbattere appunto il reato in modo molto significativo. Oggi abbiamo dei tentativi, ma registriamo pure che gli anziani sono indottrinati e quindi i tentativi non vanno a segno.